seconds to terminate this tape. Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con Sport Club. Giornata ovviamente dedicata al basket come tradizione per la nostra trasmissione, ma anche un accenno doverosamente al calcio, perché i nostri ragazzi portano a casa dopo 52 anni il torneo di Viareggio, un grande risultato per il Bologna e quindi veramente i complimenti a loro. La città in qualche modo si è rianimata calcisticamente parlando, perché c'era voglia di un trofeo, non lo si alzava da un po' di anni. È vero che l'hanno alzato non quelli della primissima squadra del Bologna FC 1909, però veramente una grande soddisfazione e un grande risultato. Adesso ci guarderà al limite il nostro ospite dicendo: ma io pensavo di parlare di basket, cosa mi fanno vedere? Glielo possiamo anche spiegare. Intanto lo presentiamo, è Kenny Hasbrook della Fortitudo Bologna, benvenuto. Thanks for having me. Circondato come sempre da Luigi Balduini e Max Cocchi. Esattamente. E al mio fianco c'è la splendida Angelina, che è tornata a trovarci. E beh, allora, abbiamo mostrato una prima immagine, gli possiamo spiegare subito mentre scorrono le immagini che diciamo l'inizio della trasmissione lo dedichiamo per un solo secondo al calcio. Adesso Giuseppe ha proposto un ampio servizio, un ampio reportage, l'emittente ha seguito con attenzione il tutto, ne abbiamo parlato anche nei vari collegamenti e magari chiediamo anche se ormai da un po' di anni in Italia si è appassionata anche al calcio, perché no? E magari facciamo scorrere nuovamente le immagini. We were showing these images of the soccer team because the soccer team loco of the young guys, not the big one. Yeah. You know, won a tournament, you see. In national tournament, and so they got the cup, champions of Italy. Oh, that's great. Of category. So we're pretty happy for that. For sure, yeah. And excited about that. Are you a soccer fan? Not a big soccer fan. I love watching the World Cup, just because all the passion everybody shows about it, and I know the meaning of it. So I enjoy that. Washington World Cup. No, the World Cup. Oh, the World Cup. Yeah. Okay. So that's okay. Fine. Sì, non è un grande fan di calcio, però segue la Coppa del Mondo, quella per nazioni, che appassiona un po' tutti. Ma lo sai che il Bologna in Serie A, che ogni tanto saputo, va anche a vedere la Fortitudo? Do you know that the president of Bologna goes to see Fortitudo sometimes? I didn't know. Oh, you didn't know? No, I never knew that. And he sits next to Pavani, next to your president. Oh, really? Next to Christian. I want a jersey, right? Sometimes. I need a jersey. You should tell Christian. Okay, you I will. I'll let him know. Pavani. Yeah, yeah, and the team is in first division. He's not doing great, tell you the truth, but first division. Sì, gliel'ho detto, ho detto non lo sapeva neanche, ha detto adesso voglio una maglia. Dice adesso lo dico a Cristian Pavani, ho detto perché si siede di fianco a Cristian Pavani proprio quando viene. Lui ha detto allora voglio assolutamente una maglia di Bologna. Perfetto, perfetto, potrebbe essere un buon gemellaggio, tanti speravano anche in un acquisto da parte di Saputo della Fortitudo, ma credo che il presidente canadese sia stato molto chiaro, cioè abbia detto già fondamentalmente abbastanza del Bologna e ovviamente ha detto fiero di questi ragazzi. Era doveroso aprire in questo modo, perché è vero che la nostra trasmissione è fondamentalmente di basket, però dall'altro lato, insomma, no, questa anche poi impresa va celebrata. Se posso dirlo, con tutte le polemiche che ci sono state riguardo a come ha lavorato la società nel mercato, in effetti, di prima di Serie A, però c'è da dire che ha ben saputo come investire i propri denari sulle giovani promesse, su quel Bologna di cui parlava, perché era da anni che non esisteva il settore giovanile. Sì, era anche retrocesso. Sì, dai, adesso è stata una grande impresa, però che sembri così frutto di una programmazione impeccabile, cosa dici? Diciamo che hanno vinto un trofeo, è bello che abbiano vinto un trofeo, è una cosa importante che abbiano vinto un trofeo. Da lustro al Bologna hai vinto contro la squadra che in questo momento è decima del campionato primavera in Serie A. Delle prime 10 del campionato di Serie A primavera c'erano solo la Fiorentina e l'Inter, che peraltro sono presentate con squadre poi rimaneggiate, perché l'Inter per esempio doveva tenere i giocatori per allenarsi perché c'erano tutti i nazionali. Okay. La Fiorentina si è presentata con una squadra rimaneggiata, le altre sono tutte squadre che stanno sotto il decimo posto in Serie A. Poi ripeto, è importante la vittoria, è importante da lustro, di questi ragazzi, ma mi dicono che
sono delle promesse. Ecco, per misurare l'importanza. Lo vedremo. Esatto. Lo vedremo, perché i ragazzi che vinsero il titolo nazionale, i ragazzi dell'84 come generazione, abbiamo trovato poi, non so, Claudio Terzi in Serie A, ne abbiamo trovati alcuni. Molti sono rimasti dei giocatori comprimari, ma se noi parliamo anche di Fortitudo o di Virtus e andiamo indietro nel passato, dei giocatori che hanno vinto i titoli nazionali, chi ha fatto della A, chi ha fatto della B, chi ha smesso, lo vedremo tra un po' di tempo. Diciamo semplicemente bravi e in bocca al lupo. Fide. Andiamo con la Fortitudo, Max, la prima tua domanda per Kenny. Beh, Kenny, sei pronto per la festa di domenica? Penso sia la prima domanda. The party, Sunday's party. We gotta win the game first. We win the game and then we can party after. Prima pensano a vincere la partita e poi dopo pensano alla festa. So you're not gonna have the party that night? No. Hopefully maybe get some good rest. It's gonna be an early game, so I need some maybe the next rest. Day. We hope the next day. We hope after the win, we'll see. Sì, dice forse il giorno dopo o vedremo cosa succede. Quindi la prendono molto. Sì, ma è difficile rimanere concentrati quando praticamente tutti intorno vi parlano di promozione. Is it difficult to be concentrated, focused, since everybody is talking to you about? No, because we think about it. I mean, we're human. We can't not think about it. But we had a goal set before we started the season, and the closer we get to it, the more excited we get, so the harder we play. Sì, no, sì. Loro è difficile sicuramente rimanere concentrati in questo momento, ma loro lo sono e tutto sommato questo era il loro obiettivo dall'inizio della stagione e sanno che sono a un passo da questo obiettivo, più si avvicinano più giocheranno duro, non è che si rallentano e frenano. Perfetto, so che è stato un inizio di trasmissione atipico col calcio e con una doverosa battuta per Kenny per coinvolgerlo nella trasmissione, ma ovviamente in realtà in qualche modo l'apertura, diciamo che era classico, no? da titolista, non sapevi cosa scegliere, ho scelto il calcio, ma in realtà in una trasmissione di basket potevo tranquillamente aprire con la Virtus che ha perso con il Nanterre. Max, com'è andata? Allora, numericamente non è andata bene, perché la Virtus ha perso di 8, tutto sommato per come si era messa la partita è stato anche un affare. Virtus che ha retto per 30 minuti, nell'ultimo quarto è stata vittima della fisicità di Nanterre, è stata vittima di un Nanterre che l'ha messa più sulla, non dico sulla rissa, comunque l'ha messa più sul piano fisico, e la Virtus ha sofferto tantissimo sotto canestra, ha preso 7 rimbalzi in meno, e ha sofferto il clima creato da Nanterre nella partita, alla Virtus sono stati fischiati 33 falli contro i soli 24 fischiati a Nanterre, che è andata in lunetta 37 volte, cioè praticamente la metà del fatturato di Nanterre è arrivato dalla lunetta. Io mi permetto di aggiungere che io ho visto un Nanterre invece molto falloso e molto fisico, quindi secondo Nanterre molto fisico. Sì, sì. Il Nanterre ha fatto molti falli, secondo me, non fischiati. Il conto è stato appunto esatto. 33 a 24. Infatti, quindi, secondo me, non voglio fare il complottista, però sicuramente giocava in casa il Nanterre. Beh, il fatto che giocasse in casa ha aiutato. 8 punti, recuperare 8 punti a questa squadra non sarà assolutamente facile a Bologna, perché questa è una squadra che ha sicuramente meno talento della Virtus, ma è più squadra ed è più solida della Virtus. Quindi la Virtus va a cercare di metterla necessariamente sul piano del talento, sul piano del tasso tecnico. Bisognerà vedere quanto riuscirà a farlo in casa sua. Sicuramente il fatto di giocare al Paladozza sarà un vantaggio. Allora, Luigi, chiederei subito un'impressione a Kenny legata alla partita, perché lui ha dato un'occhiata, visto che stava controllando quando era qui con te il match. Probabilmente ha preso, io ho visto i primi tre quarti, c'era equilibrio, poi il resto l'ho tenuto sul telefonino in macchina. Esatto. Però voi stavate vedendo proprio con attenzione il match. Allora, la fase in cui poi la Virtus è calata, che impressione ha avuto di questa Virtus? What kind of impression do you have of this Virtus team? I think they're extremely good on defense. When they come into the game with that mindset to play it. When they come to the game with the mindset to play hard defense, they know we have to play defense. That's why we talk about Kevin Martin. Yeah, so I mean, he's a huge part of the team. Yeah. But I think they're a great team when they play that with that mindset. And I mean, they play so many games during the season. I think sometimes they get tired and they forget that's the way they have to play to be one of the top five teams. But like talent-wise, they should be top five in Serie A, in my opinion.
They should be. Top five, yeah. Yeah. From their talent set and how good they can play defense when they turn it on. Yeah. Yeah, I think they're top five. Lui ritiene che quando vuole questa squadra può giocare una difesa incredibile e l'ha dimostrato. Manca molto Martin, ovviamente, a questa squadra in questo momento, che è un'energia, pura energia difensiva, ne parlavamo anche mentre guardavamo la partita. Però è una squadra che, volendo, ha le gambe e le braccia per difendere molto bene. Secondo lui è sicuramente una delle, al talento anche, ed è una delle top 5, delle top 5 della Serie A, secondo lui. Molto bene. Una curiosità da uomo di sport. Come si ribalta un meno 8? Cioè, è una cosa atipica. Mm-hmm. La Coppa è una storia a sé. Allora, hai perso di 8, come la devi affrontare rispetto a una normale gara campionato? Loro hanno giocato con Montegranaro, è stato un match incredibile in cui si è guardata la differenza canestri, poi però si è voluto vincere. Allora, da giocatore, che consiglio darebbe alla Virtus per ribaltare un meno 8? Come affrontare questa partita? As a player and a point guard, how would you approach a minus 8 game too? When you have to come back here to the Paladoza, how would you approach it with the team? You know, yeah. What would you say to your teammate? You can't think of the score like that. You have to come into the game knowing, okay, we're minus 8, so we have to win it at the end of it though, but you can't prepare like this. You prepare every game to win. Just to start to win the game. Yeah, you prepare the game to win, and that's the coaching job. In the fourth quarter, if you know it's a close game to 6 and 8 points, you let the guys know. So now maybe we foul here sometimes. Maybe we take this job, we do something else different for a three-point shot instead of a two-point shot. The coach part. It's the coaching part in the fourth, but you come into the game to win, regardless. No, dice, tu entri nella partita per vincerla, punto. Non ci pensi per i primi tre quarti e per i primi 5 minuti del quarto quarto. Okay. Dice, poi vedi come sei sistemato e dopo diventa un lavoro molto... Sì, perché io gli ho detto, come playmaker, come point guard, certo. Lui ha detto, più che un lavoro mio, che è anche un lavoro mio, ma è un lavoro mio con il coach, per portare dentro al campo quello che vuole il coach. E tu, quindi, vai per il massimo e cerchi, esatto, di tu devi dare partita. Il massimo, poi guardi il cronometro al e guardi 35esimo, guardi quanti ragioni. Punti hai, esatto, e allora capisci se devi fare dei falli, se devi giocare invece lasciar giocare ai 24 secondi, insomma quello che devi fare. Faccio un flash e poi dopo vado con i messaggi di Angelina e preparate già delle domande, ma mi collego perché la domanda è interessante. Con Montegranaro, perché voglio far felice anche gli amici un po' Virtus, perché il tema è caldo, ma ovviamente è un ospite della Fortitudo e ci lasciamo sempre guidare dalle vostre domande, non dimentichiamolo, anche se con lui parleremo logicamente pure di Virtus. Con Montegranaro come hanno gestito quel finale? C'è stato un momento in cui hanno detto attenzione, pensiamo alla differenza canestri, non la vogliamo vincere lo stesso, che gli abbiamo chiesto un consiglio per la Virtus, ma in realtà che cosa hanno deciso loro in occasione di quel match? When you had the game against Montegranaro, you had to think about even the point difference. Okay? We did, yeah. So, what happened in the last few minutes when you start with the coach? That's what I said, it turns into strategy. So, I think we were down 2 or 3. Mm-hmm. And we could have just ended the game and we're like, okay, we accept it. But the coach wanted to win it. And Montegranaro didn't think about the point difference. So we were able just to take a three-pointer with no harm because we won by 4. Yeah. So we knew we could just do whatever we want now because they didn't think about fouling or changing the scheme. So that's when Guido hit a three-pointer. So they were because more, there was no fear. I'm not focused on they the, weren't on they the didn't point. Think about it. Like I guess they didn't care about it. But for us we thought they about wanted it. Just to win yeah, and they not just wanted to win, yeah. But we knew that we needed by 4. And at that point, we were down, I think, 3. Yeah. So we said, okay, just inbound the ball and take the last shot. And Guido took the last shot and made it. So we went to overtime. Sì, ecco un po' di disidio qua. Sì, sì, no, no, lui dice, noi ci abbiamo pensato ai punti, però sembrava quasi che Montegranaro non ci pensasse. Infatti Guido si è preso quell'ultimo tiro e siamo andati with the supplementari. Supplementari, certo. E dopo nei supplementari, dopo è stata...
andato. Però loro non stavano loro stavano pensando alla differenza canestri, mentre ma l'allenatore non voleva. L'allenatore ha detto vogliamo vincere, mi pare di aver capito da lui. No, l'allenatore di Montegranaro voleva solo vincere e non pensava alla differenza canestri. E per qualche motivo a quel punto loro hanno lasciato un tiro aperto. Quindi è stato più un errore di Montegranaro. So it was more a mistake of Montegranaro to not think about the point difference. It depends on what they looked at. Like, I don't know if they cared about the point difference or they just wanted to win the game. So you were caring about we the cared point about difference. The point. We wanted to win, but we cared about the point difference just in case we came but down then at, the end, at the end of the season. Yeah, yeah, yeah. But in the end of it, it didn't matter. So yeah. Sì, loro pensavano, come la vedi. Sì, loro pensavano sì. Alla differenza punti, canestri, e poi dopo sì. Alla fine è diventato... Scusami, e torno sul tema, per quello ascoltavo, anche se sì, poi sì. Avendo te come traduttore non mi concentro, no, però, e capisco. Prendo solo degli spunti. Martino non ha giocato a quel punto per la differenza canestri, ha giocato per vincere la partita, perché poteva contenere a 4 entro quel punteggio. Sì. Cioè c'è stato un momento in cui voi pensavate alla differenza canestri, ma l'allenatore nel time out... vi ha fatto giocare per vincere la partita. Sbaglio, io l'ho vista in televisione. Infatti, io pensavo anch'io, lui mi sta dicendo che in realtà è stato più, sono stati più gli altri che hanno lasciato un tiro aperto. Comunque glielo torno a, sì, a approfondire. Se l'allenatore li ha condizionati, perché... The coach, because it seemed that Martino, Antimo Martino, your coach, yeah. Was more thinking about winning and not thinking about the point difference. Yeah, because we could have ended before overtime, which overtime could have been dangerous. Sì, but potevano finirlo prima del, del the players, del we all wanted to win. Like, everybody talked about it. We saw that we had a chance, we can tie the game, and if so we miss, the game's the over. Yeah, it was a combination. Because it was a combination. Yeah. Because Antimo Martino, it seemed that he was thinking about just to want to win the game. No, we talked about it. We talked about it in the timeout before the last 30 seconds about it. And he was talking about the point difference. Yeah, because they didn't pay attention to it first. So we knew we won by 4. And at that point, we were down, I think, 2. And then I don't know if it was a free throw they made or something. And then when we were only down 3, we knew we had the last shot. So we can take it. Uh-huh. And that's when Guido went down and made it. Which some coaches wouldn't do, because in overtime now you can lose by 5. Yeah, but you should have just kept the ball. You could have just held the ball and just take the loss. Yeah, exactly. But that's when it came down to, it was like, okay, we make it, we can try to win it. Uh-huh. And that's what sì, dice, ne abbiamo parlato nell'ultimo time out, in effetti. Lui ha detto, Antimo Martino ha detto che non ne avevamo parlato quasi fino a quel punto. Okay. E invece ha detto, però ricordiamoci che abbiamo perso di 4, che abbiamo vinto di 4 e quindi possiamo perdere di 3. Certo. Poi, quando siamo stati in campo e Guido si è trovato quel bel tiro aperto, anziché tenere la palla... Se l'è preso. Se l'è preso. Perfetto. E quindi siamo andati overtime. Molto bene. Andiamo con un messaggio, vai Angelina. Sembra un paradosso, ma alla fine che ci ha rimesso è stato Metano Nord con tanta pubblicità persa, visto che la stagione è trionfale e le dirette televisive saluti da Mauri da Riccione. In effetti Max, sì, adesso... non so il progetto Metano Nord, sì. Non sappiamo nulla nemmeno no. Del tramite sì. Di Pavani. Di sicuro sappiamo che è stato giusto sì. Che Pavani desse le dimissioni. Ma è stato molto sensato non accettarle, perché è un presidente che sta lavorando molto certo. Bene. Ha sodato questo? Sì, adesso io non credo che alle cifre a cui si era parlato, è vero che è stata una grande stagione, però alle cifre a cui si era parlato, insomma, erano veramente alte. No, però piuttosto adesso ci sono, non so se ci sono altri messaggi, se no andiamo beh, a fare con che... Sì, sì, no, beh, c'è da dire comunque che la Fortitudo ha, a livello di comunicazione, una forza proprio una forza comunicativa sulla veicolazione del marchio che sì. Sicuramente è doppia rispetto a tutti gli altri team sì, sì, certo, però di, così che di A2 e di A1 sì. Secondo me se la gioca fra i primi 5 sì, posti. Così è che era una cosa da 700.000 euro questa annuale. No, certo, certo, era molto elevata, molto elevata. Ecco. Giro di domande a voi, Luigi. How did you feel with your teammate this year? Do you think your understanding with Lennon was very important, and how did you feel to play with such a point guard
like Fantinelli, which to me is very talented. Oh yeah. Cioè, ho chiesto come si è sentito a giocare in questa squadra che a me è parsa molto equilibrata quest'anno e come ha giocato, come è stato il giocare insieme a Lennon e a Fantinelli come spalla nella point guard, nel playmaker, come playmaker. Well, I felt great about the team when I first signed. Like, I knew how many veterans we had. I knew how many champions we had and top level players. So I felt great when I first signed about how good this team can be and experience and how far we can go because of it. With Marty, I mean, I knew he was a great player from years in the past playing with Avellino and Cantu, and I knew he's more of a point guard playing power forward. So mm-hmm. if you look at him and you only want to look at a stat, then you won't understand how good he is. But from playing against him and the real basketball minds know exactly how great he is as a player and how good he is. Never lose his mind. Never. Just and in how control. Important he is to the team. Yeah, because he is the controlled always for the team, so he can balance you out if you get out of control. Fantinelli? Fantinelli is unbelievable talent. Like, it's fun to actually play with him instead of against him. I've played against him 3 years. And I've lost to him, I think, every time I played against him. So really? It was fun actually playing on his team and finally beating Treviso. So that was pretty good. So you played against him? I played against him against Treviso at Treviso and lost every time. Wow. And this year was the first time I actually I think it's a very, won in Treviso. He's one of the most Italian talented point guard. He is a big talent. He's a very big talent. Eventually. He can go very high if he wants to. Even to me, he could be a Euroleague player. Yeah, it's up to him. Dialogo bellissimo, comunque, però. Sì, allora mi fermo. Purtroppo non siamo. Allora, lui ha detto lui è stato ben felice di entrare in questo progetto Fortitudo, perché era una squadra che si presentava con dei veterani, un talento incredibile. E tutti, proprio Mancinelli, Rosselli, Martin Lennon era un giocatore che lui conosceva e ammirava già da prima, perché per lui, che è una point, che è un playmaker, vedere un power forward, un ala forte così con la mentalità da play è fantastico, cioè riesce a giocare veramente molto bene. Sai che sotto canestro c'è uno che non perde la testa, c'è uno che è lì con la testa concentrato in qualsiasi momento. Per quanto riguarda Fantinelli, lui ha detto che ha giocato contro di lui quando era a Treviso tre volte, ha perso tutte e tre le volte. È un giocatore di un talento incredibile e probabilmente il playmaker italiano con più futuro in questo momento, e può diventare un giocatore da Eurolega. Ma gli dà ogni tanto qualche ripetizione di tiro? Do you teach him how to shoot at Fantinelli? I give him small tips, but he in the summertime he'll get a lot better at it. I'm sure. Dice poco a poco, ma dice quest'estate sono sicuro che migliorerà molto. Sì, comunque. He's working a lot on the shooting. He always works on it. I mean, he's getting consistent, but he has to want to shoot it. So in his mind, sometimes he doesn't want to shoot the ball. So, He could. No, he does. Like, sometimes he makes two for three threes, uh-huh. and then the next game he doesn't shoot it. Sì, so sì. He has to get consistently and want He's to He's very shoot. Good in assist also. Yeah, he does a great job. He passed the ball very well. Dice, no, Fantinelli sta crescendo, è un lavoratore, è costante nella sua crescita. Per questo dice quest'estate sicuramente ci sarà un grosso miglioramento di Fantinelli. Dice che tira anche bene, è che non sempre vuole tirare. Gli piace molto anche passare, che è bello, però dice lui il tiro l'avrebbe, ha un ottimo tiro, solo che delle volte magari non si sente così sicuro questa voglia di tirare come di solito è un shooting guard. Certo, Max, a te. Sei un giocatore che... Anzi, no, prima te, tu hai già detto che vorresti restare in Fortitudo a vita, questo lo hai già dichiarato. Allora, quindi non ti chiedo neanche se questo è il gruppo più bello in cui hai giocato e l'ambiente migliore in cui sei stato, perché sicuramente mi direi di sì. Però ti chiedo, tra tutti i gruppi di A1 e A2 che hai fatto, è anche il più forte in cui hai giocato? For sure you loved this season and you love your teammate. You said it many times in interviews and etc. But he wants to know if this is one of the top
team that here in Italy that you played with as teammate, or what is the top team that you played with? Top team as in A2 or Serie A? Everywhere. Both. I think for IQ, this is the top team I've played with for the brain. For what? Mentalmente. I think is above any team I've played with ever in Italy. And I think the top team talent-wise I've ever played with was in 2015 with the Virtus team. Oh. They dropped. They got relegated. When they dropped that. I think that was the most talented team I've played with. Sì, lui dice come intelligenza cestistica e come maturità, come tutto, questo è il numero uno in assoluto con cui ha mai giocato in Italia. Sì, fra uno e a due. Per quanto riguarda invece il talento, lui pensa che è stata con la Virtus nel 2015. La Virtus che è retrocessa, però fu una Virtus che a livello di talento era incredibile. C'era. Incredibile. Allora, torniamo un po' un istante alla vecchia vicenda Virtus. È un flash. Poi è chiaro, parliamo molto di Fortitudo, però insomma il tema è importante. Intanto volevo sapere se si è rivisto con Claudio Sabatini, se l'ha rincontrata a Bologna. Have you ever seen again Claudio Sabatini? Your the friend. Son, the son or? No, the father. The owner. No. Che cosa successe? Perché fu una storia incredibile. To play pool with him. Vabbè, a lot of years, okay. You can say, after a lot of years, not a problem, dai. Ok. Cosa volevi chiedere? Che, dai, adesso ci può raccontare cosa è successo. Intanto gli feci quella domanda ai tempi di un'altra emittente. Venivano pagati regolarmente a quel tempo? La prima domanda è molto semplice, perché lui poi decise di andare via. I pagamenti erano regolari in quella Virtus? Was it regular everything in that Virtus? We're talking about the past, okay? So now we can talk about it. Yeah. Was everything regular? Organization, salaries, and everything? No. That was the big problem with the team when my first year. Mm-hmm. So in 2012-13 season, we had players leave. Players weren't paid for months, and that's when I left. And then everything happened. So in 2013. Yeah. Sì, nel 2013 dice. Fu un problema serio questo degli stipendi. Certo. Per questo molti se ne andarono e questo fu uno dei motivi per cui me ne andai io. E perché poi venne richiamato per un lodo, tra parentesi, da una società che, a suo dire, noi accettiamo le sue parole, poi ovviamente accettiamo anche qualsiasi sentenza che intanto ha parlato, ma anche qualsiasi opinione diversa, poi sono i dati che parlano. Perché poi fu costretto a tornare? Come rimase in quel momento? Why did you have to come back when Sabatini called you? Because you had a contract, I guess, and so you were losing everything. You mean that season? When Because I was forced to come back from the courts. Uh-huh. They told me I had to come back. Il tribunale disse che doveva tornare. Give me the letter of clearance. So he forced me to come back, and then he said everything to the newspaper, and try to force me to apologize, and I say no. Mm-hmm. And then we go to court, and I lose. So you lost because you went away? No, I lost because the money couldn't be proven. It wasn't proven. Oh, because it was image money. It was image, yeah. So it wasn't proven. Mm. And basically, the court looked at it as, okay, he's lying, you're lying. Mm. Spieghiamolo. So, yeah. Tiri Vai. Sempre fuori delle cose un po'... Ma lasciami fare, io faccio le domande. Sai come si dice, un buon giornalista deve dare almeno un dispiacere al giorno. Sì, qua c'è da chiamare ERA veramente per la raccolta differenziata. Vabbè, io ho capito un po', ma vai pure. Forse ho capito anche tutto, ma sento l'interprete. Sì, quindi le fai... lui ha perso in tribunale. Sulle sue parole, per cui certo, è legittimo che tu le ha perso in tribunale traduce. Perché è stato chiamato indietro dal tribunale perché non rispettava gli accordi. Lui è andato dopo in tribunale per avere i suoi soldi. Purtroppo i suoi soldi erano in gran parte non probabili.
Ok, e questo è già un termine esaustivo? Sì, per quanto riguarda contratti d'immagine e cose del genere. E quindi ahimè, cioè, perse, okay. E quindi non prese i soldi, quindi non ha un gran bel ricordo di certo. Ha un gran bel ricordo della Virtus del 2015, non di questa. Un non secco giudizio su Claudio Sabatini? Giudizio suo, dopo tutta questa esperienza a distanza di anni, un secco giudizio? How would you define Claudio Sabatini after all this time? A very smart man. Un uomo molto furbo. Perfetto, ottimo. È stato impeccabile, devo dire impeccabile. Ok, riprendo fiato. Torniamo sul tranquillo, dai. Torniamo sì, su, sì, okay, vabbè, let's go back. Vediamo una. Devo dire okay, we're going back smiling now. Adesso, torniamo al basket giocato. Però ci stava, sì, ha detto qualcosa sì, che insomma sì, giornalisticamente sì, ha un peso e un valore. E andiamo con questo messaggio. Questa è in barese, lo parli in barese, sembra di Lino Banfi. Arrabbietto, però detto sì, in maniera più volgare, va bene, usa arrabbiato, dai. Buonasera a tutti, da virtusino arrabbiato, do pienamente ragione a Max. Grazie come sempre al vostro traduttore, complimenti per la strepitosa Valletta. Non riusciamo assolutamente a dare torto. Poi dicono, ciao, dopo aver sentito Andrea Tedeschi possiamo sentire Jack Vanora che canta un coro per Hasbrook. Allora intanto faccio una premessa doverosa, io non canto bene come Andrea, che è bravissimo, che da bambino è stato anche lo Zecchino d'Oro, tra parentesi. Lui era una promessa. Sì. Era una promessa, doveva andare a Sanremo quando no, già investivano su di lui. Però era lo Zecchino d'Oro. No, lo so. Allora, intanto... Tu invece fai schifo perché hai provato a cantare My Way, io lo so, sono terribile. Però al compleanno di Andrea Tedeschi, che abbiamo fatto l'altra sera, ho regalato un Eri piccola così e un Gente della notte. Beh, Eri piccola lo canti. Sì, quelle due cosine, un po' la Buscaglione. Non è rintracciabile in video. L'hanno fatto. Sì, però non gira. Invece, no, volutamente. Tedeschi che canta. Allora, intanto è per noi tanto un'occasione, lo sapete, in un'altra emittente, però quello che è essenziale è l'amicizia per Andrea e un'occasione per ringraziarlo, visto che speriamo, siamo arrivati ormai alla fine della stagione, poi proseguiremo ovviamente, per tutto il contributo prezioso che ci ha dato da splendido professionista qual è, per perché pur lavorando in un'altra emittente, da addetto stampa ci ha permesso sempre di avere grandi ospiti, quindi è un'occasione veramente per dirgli grazie, per fargli complimenti. Anche come cantante, perché lo possiamo chiedere a Kenny, io i cori a Kenny li ho fatti quando giocavo in Virtus, adesso non posso più ovviamente, ma si è saputo che Andrea, il loro ufficio stampa, ha anche cantato durante la telecronaca, Andrea, una cosa molto simpatica. Andrea Tedeschi, during the television broadcast, he was singing the anthem of Fortitudo, we will go to first division. Oh, he was saying, they recorded him, they put it on the air because he was saying, we will go in Serie A. Yeah. You know, he was singing, very excited. So they were teasing it, everybody, and he was saying that, I mean, he would not cheer for Fortitudo because he is a Virtus fan. Okay. Yes, but he's happy, but he's... Yes, fair play. Yes. Okay. Tra parentesi, a proposito di fair play, perché abbiamo io e Max Virtusini e abbiamo Luigi Fortitudo. Yeah, I'm more Fortitudo. Okay. Ok, va bene. Vabbè. Virtus. Vabbè, lui ha giocato in Virtus, poi in Fortitudo. Guarda, e infatti cosa dico? Io sono più... Tu sei già blu, vero? Sono già blu, esatto. Tu sei già blu. Anch'io sono in blu, guarda. Cioè, we have the look for like fans of Fortitudo, eh? Okay, yeah, for the show. Perfect. For tonight. Over the part. E allora vedi cosa dicono, vai. Vedo un Max Cocchi molto elegante, già pronto per la festa promozione. Grande Max, forza Fortitudo, Andrea. Il messaggio è di Andrea. Oh, ragazzi. Ci prepariamo. Però, guarda, al di là delle battute, peraltro... rimanete molto vicini anche alla nostra emittente in assoluto, perché insomma diciamo che se tutto va Rete 7 c'è sempre, ecco, mettiamolo in questa maniera, quindi state sempre lì sul canale 10 che potrebbero esserci belle sorprese, e poi in assoluto domenica seguiremo il Bologna, dalle 17 ma insomma tenetevi pronti perché le sorprese qui non potrebbero mancare. Cioè non pensiate mai
che anche senza avere alcuna esclusiva la Fortitudo non sia nel radar dell'emittente come lo è la Virtus e come lo è doverosamente il Bologna. I malati di esclusivi stavano da altre parti, credo. Sì, credo che però la malattia non abbia portato grandi frutti. Noi abbiamo semplicemente cercato di fare bene la nostra parte. E, beh, però gli vogliamo dire a Kenny che comunque anche un virtusino deve essere molto contento se la Fortitudo va in A1, perché è qualcosa di bellissimo per la città, una città che lui sta amando più che mai. Sicuro. Allora, tutti, scusa se introduco questo, perché ho avuto una discussione con Gianluca Pagliuca, che sì, continua a prendermi in giro, che dice noi stiamo bene lo stesso, invece lui dice io sto bene senza derby. Io continuo a dire ma io, sai, sono ben felice del io derby. No, mi manca qualcosa. Lui e Gianluca Pagliuca diceva no, ma io sto benissimo senza, state pure giù. Comunque, e così gli chiediamo anche già del derby. Esatto. Dai. A lot of Virtus fans, they are still in a way happy about Fortitudo in first division because they are waiting for the derby. They are waiting to beat Fortitudo at the derby. And I think that's a fantastic event. I would live just for that because it's like in Siena, you know, the horse rising. Yeah. You know, it's like the derby in Bologna is very important. Yeah. So what do you think about this? E io aggiungerei, ci sarà lui l'anno prossimo qui con noi. Fermati col derby, poi dopo andiamo avanti. What do you think about the derby? I think it will be amazing. That was the first thing I've heard about Bologna. It was Basket City, and then everyone told me about the food. So I think it'll be one of the best events in Italy, like in general. So and you can bring back memories from the early 2000s. Exactly. When it was top. Lui dice, sicuramente, dice, quando io sono dovuto venire a Bologna, la prima cosa che mi disse non mi parlarono di tortellini o di tagliatelle, mi parlarono di Basket City, cioè di una città che vive di pallacanestro e nel derby stesso si vive un evento che è paragonabile a uno degli eventi più, agli eventi più importanti a livello nazionale. Perfetto, allora adesso io rifiato un attimo con qualche consiglio dalla regia, perché la chiacchierata è stata talmente carina e piacevole in questa prima tranche che ci siamo dilungati di 5 minuti, ma li recuperiamo adesso, pubblicità e poi di nuovo Sport Club, a tra poco. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo a Bologna in via delle Lame 2. Telefono 051 291 6471. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Cinox è un'azienda specializzata nella progettazione, realizzazione e risanamento di pavimentazione industriale in calcestruzzo, in resina, sottofondi e massetti. Cinox offre una vasta gamma di servizi seguendo i suoi clienti dalla consulenza progettuale. Cinox, quando il futuro è già presente. Flatline Group, eventi, cerimonie e spettacoli su tutto il territorio emiliano-romagnolo, agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni. La mission di Flatline Group è quella di creare alternative concrete alla routine quotidiana. Nata nel 2014, si è imposta con il proprio lavoro su basi tecniche e strategiche per creare complicità di gruppo. Flatline Group, professionisti del divertimento. Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. Thank you.
La dispensa del boscaiolo, la qualità delle primizie del sottobosco che arrivano ogni giorno sulla vostra tavola. Funghi e frutti di bosco sono il core business dell'azienda bolognese La dispensa del boscaiolo, che da sempre opera nel rispetto della natura, seguendo rigorose procedure di controllo per garantire costantemente prodotti d'eccellenza ai propri clienti. La dispensa del boscaiolo è un marchio Ed Food. Per la cura dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. Luda Service, la più ampia gamma di carrelli elevatori e transpallet nuovi e usati per tutte le esigenze di stoccaggio. Luda Service dispone di un'officina super attrezzata con vendita ricambi di tutte le marche e furgoni pronti con tecnici specializzati per l'assistenza a chiamata. Luda Service organizza corsi di formazione per carrellisti con certificazione finale. Luda Service, concessionaria Caterpillar per le zone di Imola, Faenza, Ravenna, Forlì e Cesena. Luda Service a Bagnacavallo in via Caduti del Lavoro 1. Ristorante Pizzeria Vittoria, in via Righi, nell'affascinante atmosfera del centro storico di Bologna, offre specialità di pesce, pizza con forno a legna e cucina bolognese. Il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di 4 sale affrescate del Settecento. Ristorante Pizzeria Vittoria è a Bologna, in via Righi 9, a 100 metri dal parcheggio di Piazza 8 Agosto. Telefono 051 233 548. Di nuovo in studio con Sport Club si continua a chiacchierare. Già abbiamo ultimato la risposta, però tu dicevi facciamo anche un'altra domanda oltre al derby, chiediamoli se lui ci sarà l'anno prossimo. Avanti. Esatto. Would you be here next year? How is your contract? It's not a 2-year contract, so yeah. I would have to talk with Christian and my agent, and we'll see. But would you like to? I would love to. Lui sicuramente sarebbe ben felice di rinnovare per un anno, però il contratto è di un anno. Quindi dice, spera davvero che il suo agente Paci con Christian Pavani parlino di questo ben presto, perché lui avrebbe piacere di rimanere. Poi tocca a voi con le domande, però sì. Gli chiedo se, giustamente vuole rimanere, se rimane in A1, dell'86, quindi certo. Il tempo passa, anche se comunque ancora un giocatore non certo vecchio. Che tipo di ruolo dovrebbe avere lui alle soglie dei 34 anni in Serie 1? How do you think it would be now that you are a few years older in first division? What kind of game, if it's different from what you were playing a few years ago, or is the same game that you would play? How would a player like you would change in this case? For me, the biggest change is the size. So in this league, as a two guard, I'm usually pretty much bigger than most of the two guards. Yes. In Serie A, I'm going to be either even or probably smaller. Uh-huh. So in that case, that's the main thing that changes. But point guard, maybe. No, I'm shooting guard, so. Yeah, I know. But for me, that's the only thing that changes. It's just, I'm going to play against bigger guys, but athletically, IQ-wise. So it's going to be more difficult physically? Physically, that's it. That's only physically. But, uh-huh. I mean, I'm very confident in my physical ability with speed, quickness, strength. Yeah, so, you're looking super shape. Yeah, so I'm not worried about. Yeah. The game style changes. I know. You have to adjust to that. The speed, the first step, the dribble is perfect. That just goes with the team. Like it's the team, the way you're designed and the way you play your offense. The team helps. I'm fine. Lui dice l'unica differenza che lui personalmente può incontrare è una differenza fisica, perché dice mentre per la Lega 2 lui è uno dei più
messi bene fisicamente in questo ruolo di shooting guard, di due. Invece in A1 lui sarà uno sicuramente dei più piccoli e dei meno infisicati, quindi dovrà avere sicuramente una gran intesa con la squadra, che già c'è comunque, un gran aiuto da parte dei compagni per dargli quel mezzo metro in più, aggiungo io, no? Per quello che lui voleva dirci, per potersi prendere un tiro. Perfetto. E per come hai visto la squadra quest'anno, cosa vi serve per essere già una squadra di uno? Perché secondo me siete già un buon gruppo, cioè un gruppo che con due o tre aggiunte è già pronto per fare la uno. What does this team need? The same team, what does it need to play in first division? You mean the same? How many other players? You know. With this team? I mean, you would need... You know what I always say? I would add, I would say an extra point guard, American point guard, very talented, and a center, very strong and very talented. Well, those are two of the, what I was going to say, yes. I would definitely say... Definitely a bigger, a five man, yeah, who can play back to the basket and defend, exactly, the bigger fives. A point guard who's a little more aggressive on defense, more athletically gifted on the defensive end. And I would say an American wing, someone who's two or three athletic, they can change the game from his athletic ability. And so you would get one and two American game, yeah, that can help you and Fantinelli. Yeah, yeah, yeah. Or you, I mean, you no matter or who's gonna, depends who's gonna on be if the starting comes five. Back. Yeah. I don't know who comes back or who's in it, but yeah. I just think with this, if we had the base set of this team and you added those three type of guys, I just think that can lift us up that much higher. Yeah. Lui dice che sicuramente ci vorrebbe un 5 veramente forte, veramente che possa giocare spalle a canestro, che possa fronteggiare i più grossi 5 che ci sono in A1, un play e un guardia. Americani. Poi lui dice: come una guardia americana, c'è lui? No, ma lui dice: non voglio dire chi sarebbe nello starting five, okay, però non mi interessa. Cioè, non è il problema se lui parte dalla panchina e quello che prendono parte in quintetto. L'importante è portarla a casa e vincere. Cioè, lui dice: dopo sarà il coach o chi è più in forma in quel momento, chi secondo le strategie della partita, però. Ci vuole più forza in quel senso. Mentre tu prepari una domanda, sì, fagliene una veloce. Chi dei tre pivot della Virtus prenderebbe? Se dovessi scegliere uno dei tre, per la fortuna del prossimo anno. Who would you pick of the three big guys of Virtus for next year? Moreira, Kravic. Quayle, Kravic. To play with 42? Yeah, yeah, next year. You can say none of them. I think Quill, yeah. With his length, how good he is in pick and rolls. Yeah, he's pretty big. Yeah. I think Quill. I mean, I haven't watched them play that often where I know the big men that well, because Quill was out for a few weeks. At the beginning of the year, Kravitz didn't play as much. So I haven't seen them play as much as I've seen like Tony Teller and Punter play. But from what I've seen, I would take Quill. Prenderebbe Quill. Dice quello più piazzato, più il 5 puro, un giocatore come lui potrebbe andare bene a loro. E terrebbe Lennon anche tenendo. Certo, no, questo. Ma you would keep Lennon as a four. Oh, for sure. Yeah. Sì. I mean, I love Joe Penny right now though. So that's what I'm saying. Like, you I love don't know Joe. Joe Penny. Penny. Okay. Yeah, his work ethic and how hard he plays, and he's gotten better every game of the season. So I mean, I love to watch him play too. So. Yeah, it would be very hard in first division for him anyway. I understand, but I think he would get better with time. Really? You have to play against these players to get better against them. So you think he can? If he plays against him, yes. Yeah, I mean, he's 25 or 26. Yeah. Yeah, I think he can grow if he plays against that type of guy.
He will adjust and get better. But going from A2 to A1 immediately, no, he won't do as great. But I think if you give him a chance to play against these guys. Feeling the elbow in his face. He'll get used to it. Yeah, I think he'll get used to it. Yeah. Dice, lui pensa che Pini, Giovanni Pini, possa comunque essere un giocatore molto più forte di quello che si pensa anche in A1. Sicuramente all'inizio soffrirà molto, però a forza di giocare, di sentire, appunto, ho aggiunto io perché ho capito che parlava di fisicità, certo, a forza di sentire i gomiti in faccia dell'A1 e la fisicità di più diversa, sicuramente potrebbe diventare, crescerebbe, diventerebbe un giocatore. È cresciuto molto quest'anno ed è convinto che crescerebbe anche l'anno prossimo. Perfetto, la tua domanda per Pieni? Qual è stato, diciamo, i momenti più entusiasmanti, diciamo, due, possiamo dirgliene, e quelli, le più grosse delusioni della sua carriera? Ah, della cestistica. Sua carriera, perché su quest'anno sì, le delusioni sì, No, della sua carriera. Dai, fai uno e uno, dai, semplifichiamola. Sì, visto che ha avuto anche un passato in America, anche molto bello. Certo. What were, of your basketball career, the most emotional and good, nice moment, and what was the worst? The most, like, pick the best and pick the worst. The best will be on Sunday. For sure. but right now? L'ha suggerito, domenica sarà meglio domenica. Dai. For me personally, the most emotional, personally, yes, when I was with Virtus and we beat Milan at Unipol Arena and I had a game winner. So personally, that was my favorite as a team. When was the 2015? That was 2012-13. 12-13. Yeah, because that's when Cook was their point guard still. Okay. 14 and for. Quindi quello migliore personalmente fu quando hanno battuto all'Unipol Arena Milano nel 2012-2013. Perfetto. And 14, e lui ha avuto una bella partita. As Ferrar, when we made the playoffs for the first time in a long time. In 2014, that was a great moment for us as a group, because how close I was with that unit, with the organization, and how hard we fought from being, I think, eighth place going into the second half of the season, and we came up second. So I think as a team and a unit, it felt like a family. That was a beautiful season. Yeah, it was for the family, it felt like a family. 2014. Yeah. Sì, nel 2014, anche una bella stagione, quando con Ferrara hanno avuto una stagione bellissima, molto affiatati come squadra, gli è piaciuta molto. E quella peggiore, the worst? The worst? Con la Virtus. But I went into a bad situation. Virtus was second to last when I got there, so it wasn't for me personally. It wasn't so bad. Dice Virtus non era brutta. It was already brutta. Bad. I know. Cioè, you love the city. You I love the city. Yeah. Cioè, dopo dice è diventata brutta e se l'è anche creata lui strada facendo brutta. Dice, ma mi piace la città, mi piaceva la squadra. Certo. Tutto. Allora, perché retrocesse quella Virtus? Semplifichiamola. No, why the Virtus 2015 went down? As a team, it was from the team to the coach to the organization, there wasn't a connection. Like, sì, non c'era un filo di connessione fra squadra, coach e organizzazione. There was nobody happy, nobody really liked each other on the court, like the coach didn't have a connection with the players. It was a terrible situation. And my first day. And you had Valley before. No, that was the first time. That was the first time. And like when I walked in, because I knew how much talent that team had. So I was like, okay, I'm going to go there, we're going to help, and we're going to win for sure. And when I got there, I was like, oh, I see now. Like now I see the problem, because you can just see there was no connection. There were just groups. Small groups. There was nobody liked each other on that team. It was just a bad, it was a bad time. A lui ha detto che quando gli hanno chiesto di andare alla Virtus, lui dice certo, come talento ne aveva tantissimo quella Virtus. Dice poi quando sono arrivato ho capito subito, in un attimo dopo il primo allenamento, qual era il problema. Non c'era nessuna connessione. Io gli ho suggerito, c'erano dei gruppetti, dice,
gruppi molto piccoli, da uno. Dice, nessuno, cioè si odiavano gli uni con gli altri, cioè nessuno parlava più di tanto, cioè al massimo gruppi da due, cioè niente, ognuno faceva il suo e Valli non aveva il controllo assoluto di quella squadra. Allora, ha dato un aggettivo per Sabatini, sì. Adesso gli chiediamo un aggettivo su Valli. So, give an opinion, just how would you describe Giorgio Valli with one word? Coach. Coach. Sì. Basta così. He's the coach. Yeah. Uh-huh. No, fra l'altro mi dispiace che è stato anche esonerato da Forlì. Esonerato da Forlì, non riesco veramente a capire sinceramente perché non era una così brutta stagione, non so quali fossero le aspettative. Evidentemente le aspettative erano molto più alte rispetto alla classifica che aveva in questo momento in casa, anche perché effettivamente Forlì ha perso qualche partita di troppo ultimamente. Sì. Evidentemente, secondo me c'era qualcosa che aveva già cominciato a covare da prima. Ha saputo che è stato esonerato da Forlì? Did you find out that Giorgio Valli was cut fired from Forlì also? Yeah, I found out. È rimasto sorpreso? Were you surprised? No. Ah, ok. No. Beh, direi allora, che è più che chiaro. Altro messaggio, vai. Ciao Kenny, grazie di questa meravigliosa stagione. Vai. Thank you for free this times. Wonderful season, Kenny. No, allora, a proposito di questo, mi piacerebbe chiedere certo, a Kenny, vai. Visto che ha frequentato ambiente Virtus e ambiente Fortitudo, qual è la differenza fra i due ambienti? Giusto. What is the difference in between the Virtus atmosphere and Fortitudo atmosphere? The Fortitudo atmosphere is more, it seems like a family. When, è più tipo una famiglia, la Fortitudo. Because before even they cheer for us, okay, they cheer for us before the season started, in the preseason, yes. But when they had players returning who didn't play well for Fortitudo, they welcome them back and they go crazy because they love them still. So they really go in and cheer for you if you do good, if you do bad. They're there to watch the game, and they love what you do because you're working hard for them. They're part of it. Yeah. Yes. So this is what separates Fortitudo fans from any fans I've ever had. Like even my university in college, I thought we had amazing fans, but we did get booed before. Mm-hmm. And we're giving everything we got as college kids, and we still got booed. Mm-hmm. So I think it's disrespectful if you do that to a college kid. And this is what I love about the 4-2 fans when... They always cheer for you. Always cheer. We lost against Bakery Piacenza, which should be an impossible game for us to lose that game at Bakery. And they still wanted us to come to them, give us hugs, cheer for us when we got on the bus. So you would feel like, wow. Yeah, so it was like, I was shocked. Yeah. I couldn't believe it. Lui dice una cosa, non è tanto Virtus o Fortitudo, è proprio una cosa che la Fortitudo ha e che non ha trovato fino ad oggi nessun'altra squadra, neanche nella squadra di college quando era in America, in cui il tifo può essere molto simile, no? Come abbiamo già parlato di questo con Chalmers l'altro giorno, però c'è da dire che la Fortitudo è proprio una famiglia. Che anche se tu sbagli o becchi una partita non granché, però ti vogliono, ti incitano e ti vogliono quasi consolare. Dice, quando abbiamo perso con Piacenza, che era una partita impossibile da perdere, nonostante ciò il pubblico ci ha chiamato e voleva abbracciarci e voleva quasi consolarci e darci forza per affrontare la partita successiva. Questa è una cosa che io non ho mai trovato in nessun'altra squadra da quando gioco. Angelina, vai. Buonasera. Con questo che è interessante. Complimenti per la trasmissione. Volevo chiedere a Kenny che tipo di preparazione segue per essere tra i top nel suo ruolo in questo campionato. Grazie da Marco e Alessandro. Vai. What kind of preparation training you do to be such a top shape and for this league? I mean, it goes a lot to do what you should do in the off season. Luckily, my wife cooks amazing food for me. Oh, that's also why. Very healthy. So it's power food and stuff that doesn't put bad weight on me and everything and keeps my energy high. And I focus on my body. Like, I make sure. So what is it? Well, she's here anyway. She's
backstage. Quindi c'è molto, lo devo a mia moglie che mi cucina perfettamente, che mi prepara durante l'estate, noi andiamo a fare, vado a fare allenamento, lei mi prepara il cibo giusto e io dico quale cibo, proteine, perché anche io e te Jack dobbiamo un beh, po'. Noi non abbiamo moglie, cioè tu l'hai però... avuto, tu ne hai avuto un paio, poi non può stare così. Sì, noi, sì. No, io cucino io, cucino io. È meglio, perché se si devono andare a mangiare le mogli. We don't have a wife that is gonna cook for us, but you know, I learned to cook by myself. So. She's taught me how to cook. No problem, you know. Lui ha sulla fiducia con Balduino. No, we are fed because we are not married. That's our problem. So what is it? A lot of protein, cereal, fibers? All that. But you have to know when to do it. Like, you have to know when to replace certain things, when you lose too much of it. When you know you're gonna have a big game or my body is tired, she knows how to replenish my energy. So, wow. Yeah, it's a lot that I have that's no idea. A trainer, that's a trainer, yes, coach at all. There's a lot of things I don't know what's going on, I just eat it. It's like, okay, I believe you. And it works. Wow. So. No, lui dice, because she's really into these things. Oh, yeah, she studies it. Like, she really pays attention to it. It's like a hobby for her, like she loves doing it. So. Ok. Lui dice, mia moglie è appassionata di questo, quindi proprio io arrivo a casa, lei sa quando io sono più affaticato, quando io sono in ritmo partita, che devo, e quindi aumento, diminuisce proteine o fibre a secondo di quello di cui, di quanti allenamenti io devo fare alla settimana, se ne ho due al giorno, se mi sono magari un po' infortunato, quindi mi alleno meno, quindi mi cambia il regime alimentare. È appassionata di questo. Allora spieghi che la differenza tra sua moglie e quella italiana, che lei le prepara gli alimenti, le donne italiane invece ti chiedono gli alimenti. C'è una bella differenza, spiegaglielo. Beh, non è traducibile perché alle moglie... Alimenti una parola. Esatto. It's difficult to translate because we use alimenti, which is even alimonia for when you get divorced. Oh, okay. So alimenti could be food, or so I said. Well, you see, your wife give you the right alimonia food. Yeah. Okay. And instead, in Italy, they ask us for alimonia. Oh. You know? So that's the difference. She give it to you. Va bene. Allora. Intanto c'è una bella iniziativa, credo che tu la possa leggere perché è molto carina, perché no? Potrebbe essere una bella idea, vai! Buonasera ragazzi, bella trasmissione piena di brio. Sono Paolo da Valencia e volevo semplicemente sensibilizzare i ragazzi della F su un'iniziativa davvero lodevole. Un tifoso storico che vive in Colombia vorrebbe essere al Paladozza domenica e stiamo raccogliendo i fondi per farlo gioire con noi. Ce la facciamo a raccogliere una cifra adeguata? Campioni, dai! Eh beh, l'iniziativa è molto interessante, poi faremo anche un cambio, poi magari ci offriranno un volo per la Colombia, no? Sotto Verona, una vacanzina. Noi siamo dei tifosi. Non sarebbe sbagliato, in quel caso. Beh, insomma, l'idea c'è, non è legata a un tema di solidarietà, è legata a un tema di memoria storica, sì. La raccogliamo come tale, la leggiamo e poi chissà che non trovi ulteriore eco. Allora, qualche consiglio dalla regia, poi gli ultimi 10 minuti di chiacchiere di questa puntata scoppiettante in cui devo dire che Kenny non si è risparmiato e ci ha regalato delle chicche. A tra pochissimo. Cinox è un'azienda specializzata nella progettazione, realizzazione e risanamento di pavimentazione industriale in calcestruzzo, in resina, sottofondi e massetti. Cinox offre una vasta gamma di servizi, seguendo i suoi clienti dalla consulenza progettuale. Cinox, quando il futuro è già presente. Flatline Group, eventi, cerimonie e spettacoli su tutto il territorio emiliano-romagnolo, agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni. La mission di Flatline Group è quella di creare alternative concrete alla routine quotidiana. Nata nel 2014, si è imposta con il proprio lavoro su basi tecniche e strategiche per creare complicità di gruppo. Flatline Group, professionisti del divertimento.
Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. La dispensa del boscaiolo, la qualità delle primizie del sottobosco che arrivano ogni giorno sulla vostra tavola. Funghi e frutti di bosco sono il core business dell'azienda bolognese La Dispensa del Boscaiolo, che da sempre opera nel rispetto della natura, seguendo rigorose procedure di controllo per garantire costantemente prodotti d'eccellenza ai propri clienti. La Dispensa del Boscaiolo è un marchio Ed Food. Per la cura dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. Luda Service, la più ampia gamma di carrelli elevatori e transpallet nuovi e usati per tutte le esigenze di stoccaggio. Luda Service dispone di un'officina super attrezzata con vendita ricambi di tutte le marche e furgoni pronti con tecnici specializzati per l'assistenza a chiamata. Luda Service organizza corsi di formazione per carrellisti con certificazione finale. Luda Service, concessionaria Caterpillar per le zone di Imola, Faenza, Ravenna, Forlì e Cesena. Luda Service, a Bagnacavallo in via Caduti del Lavoro 1. Ristorante Pizzeria Vittoria, in via Righi, nell'affascinante atmosfera del centro storico di Bologna, offre specialità di pesce, pizza con forno a legna e cucina bolognese. Il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di 4 sale affrescate del Settecento. Ristorante Pizzeria Vittoria è a Bologna, in via Righi 9, a 100 metri dal parcheggio di Piazza 8 Agosto. Telefono 051 233 548. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo a Bologna in via delle Lame 2. Telefono 051 291 6471. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Ok, ultime chiacchiere, abbiamo ancora tantissimi messaggi, proviamo a sdoganarli a tempo di ritorno, vai! Complimenti per la trasmissione, soprattutto per il clima simpatico e allegro che Jack sa sempre creare. Numero uno, Forza Bologna e tutta Basket Città. Oh, gli Ultras di Villanova, vi salutiamo con tanta simpatia. Il ringraziamento va ovviamente a tutto lo staff, ai tecnici più che mai che ci permettono di lavorare al meglio, a tutto lo staff in assoluto, e a Kenny che questa sera poi è stato brillantissimo. Come va il ringraziamento a tutti i tifosi che lottano per il nostro Bologna fino all'ultimo secondo, è veramente una cosa splendida. Ancora, vai! Kenny, sei un professionista eccezionale, anche dopo una perdita come il papà ti sei presentato alla partita. Ecco, questo è un elemento importante, possiamo fare un cenno semplicissimo per dire, non per chiederle cosa ha vissuto, certo, tanto certo. Purtroppo sono drammi che non hanno parole, la forza che gli ha dato la squadra nel superare un momento così particolare. Se ricordo bene, un gesto tutti insieme ad accoglierlo all'aeroporto, solo per spendere una parola su questo senza entrare in un tono. The guy wrote, "You are a top professional player and a great person. Even after the loss of your father, you came here. And so what was it that gave you
that strength, you know, to come back soon and to Well, my dad, the atmosphere, I mean, my dad loves basketball already, and he's not the type to ever show pain. His whole life, he never cried in front of me one time, no matter who passed in our family and no matter how bad he was hurting. So for me, I know with him, I learned from him to be resilient and be strong, and I didn't want to leave my teammates by themselves. Mm-hmm. So I felt the need to, I can fly home and come back. Exactly, like that's how he is, that's how he was, and that's how I try to be. Yes, so I knew I can go home for that couple and your days. Your team was close to you? Yes, they welcomed me back in the airport. Like they surprised me when I came back from after he passed, because I didn't know he was gonna pass. I just went home because I knew it was bad, and then he passed when I was there. So I was able to say goodbye, but when I flew back into town, my teammates met me at the airport. And it wasn't like something they had to do, but my teammates met me at the airport and gave me hugs and everything. So it was a touching moment for me, like very touching. Sì, lui dice, mio padre è sempre stato una persona forte che non ha mai mostrato momenti di debolezza e non ha mai pianto, non l'ho mai visto piangere. Quindi avrebbe voluto la stessa cosa, lo stesso comportamento da parte mia. Però devo dire anche che la squadra, come dicevo appunto, una famiglia, mi è stata molto vicino. Non mi aspettavo assolutamente una cosa del genere quando mi sono venuti a prendere all'aeroporto e mi hanno abbracciato. Mi sono sentito veramente, è stato un momento molto toccante per me, un momento che non avevo mai vissuto. Veramente proprio il clima da famiglia è stato riportato in questa situazione incredibile. Allora, qui sul nome non sbagliamo perché è russo, per cui questo lo sa alla perfezione, vai. Quindi Fezenko, che ha giocato con Marti, sarebbe perfetto? Ecco, come lo vede Fezenko come pivot? Potrebbe interessare? Fezenko, would you like him as a center? Yeah, I mean, everybody would like him. Tutti lo vorrebbero. Yeah, he's dominant, yes, of course. I was with him in Cantu for a couple months, so, yeah. Super. Yeah, super, yes. Visto che gli piacciono i pivot tosti alla Cuoli, alla Fezenko, se gli proponessero Pittman, come risponderebbe? And what about Pittman? Of course, that's a friend of mine. Like, I've known him for a long time now. He was actually with Mario Chalmers and I, so, yeah. Sì, sì. Another great center, è un, amico, so, è un, yes. un ottimo centro. Il problema è che probabilmente era veramente l'intesa. Sì, sì. Non è il singolo, ma sì, è proprio. Sì, esatto. Because a lot of people here they say it was not the way they were expecting, you know, a center to be. But I think the problem was, like you said, a very small group, 1-1-1-1. Yes. Was not. And the system wasn't designed to make him better. Like, you have to have a system where, okay, I know what to let him do great, I can let him do great, I can let him do great. This system wasn't catered to Dexter, because they knew who he was, everybody's gonna come crashing down on him, and it wasn't designed where he can have an easy play to pass the ball out if he doesn't have a layup or something. But yeah, to help more than be helped. Yes, yes. You gotta have a system designed for someone like this, especially when he first came over to Europe. Like, he's not used to being triple teamed. And this is what was happening to him, and it was frustrating. He wasn't getting the touches he liked. So it was a tough one. Sì, non era stato preparato e neanche la squadra era preparata per dargli dei giochi. Quindi si confidava nella sua, nelle sue capacità, che erano notevoli. Il problema è che non era, primo, non era abituato alla sua, la sua prima volta in Europa, non era abituato ad essere triplicato anche. Lui nell'uno contro uno era fortissimo. Il problema è che non, cioè, non era preparato, non era allenato, non c'era comunicazione. Mi pare non si gestiva neanche molto bene fuori dal campo. No, credo. Adesso... No, a livello di alimentazione parlo, non sto parlando di altre cose. Visto che... ci sta, cioè. Fubasciano a dirci è un giocatore da 15 minuti a partita. Faccio una battuta, poi fai una domanda tu. Ma la Fortuna sarebbe stata promossa anche con Giorgio Valli in panchina, secondo lui? Do you think Fortitudo without this year, without Antimo Martino and with Giorgio Valli would have been up anyway? Would it go out? See, the problem is you have to start from Antimo picked this team by himself. So he chose these players to play in his system to play the way we do. So the question is, would Valli pick this team?
which I don't think you would, so no, we wouldn't be the same. Cioè, lui dice, non è tanto con Valli questa squadra andrebbe su, è l'intelligenza con cui Antimo Martino ha scelto questa squadra e ha messo tutti i giocatori nelle caselle giuste per poter giocare a memoria. Dice, quindi la domanda vera è, Valli sarebbe stato in grado di scegliere questa squadra con questi giocatori che si amalgamano così bene? Molto interessante, no. Come risposta. Esatto. Sì, la esatto. risposta sì. è sottintesa. Esatto. Comunque, ovviamente da parte di Kenny, non esatto. ci permettiamo di dirlo noi, però è interessantissima risposta. Come analisi. Max, a te, scusami. No, avete fatto sembrare facile una cosa che facile non era. Mm-hmm. Vi aspettavate di fare un campionato così dominante? Were you expecting to be such dominating team this year? Because no. it seems so easy, you know, but this is the thing. It's not easy. Every basketball player, every athlete in or any competitive person thinks they're going to win everything. It's not realistic usually. Mm-hmm. But we started the season off, I think, 9-0. So at that point it was like, oh, we can run the table. We can win every game. So it became more realistic as the season went on, mm-hmm. but we hoped and thought we had a great chance to be the top team. Mm-hmm. But when we started to actually play against the teams. But I know winning, you were focused to win in the regular season and yes. not go to the playoffs. Yes, this was even the goal. Your training and we everything. We talked about it in training camp. When I didn't know until training camp about this new system. Uh-huh. And this is when we talked about it in training camp, talking about how important every game is. Io ho aggiunto, allora lui ha detto strada facendo, mi sono trovato che tutti vogliono vincere tutte le partite, però abbiamo cominciato a crederci quando eravamo 9-0, allora ci siamo guardati e abbiamo detto qua possiamo vincerle tutte, basta metterci lì e quindi lì abbiamo cominciato a diventare consapevoli della nostra forza. C'è da dire, io ho aggiunto, ma lo sapevi, eravate preparati per vincere nella regular season o nell'eventualità anche dei playoff? Lui ha detto, io durante l'estate, nella preparazione, ho cominciato a capire, ci hanno detto proprio che anche proprio gli allenamenti sì. erano per finire durante la regular season. Ah, ok. Sì. Approfittando della regola sì, che ne mandava per forzare, esatto, sì. esatto. Per forzare ad andare su direttamente subito. Perfetto, quindi una preparazione assolutamente sì. finalizzata, non è una cosa da poco, non era stata ancora detta. Mm-hmm. Vai. Kenny è una grande persona in campo e fuori. Spero resti a lungo nella grande famiglia F. Una trasmissione bella viva, grande Jack con Valli, no, Martino forever. Ciao Marco. No, adesso al di là delle battute di Giorgio, con Giorgio amicizia da anni e poi vabbè, c'è la retrocessione, ma questa è una cosa a sé, è una persona che è sempre stata piacevolissima per quanto mi concerne. Per quanto riguarda Kenny, credo che abbia dato un'impressione splendida sì, a tutti noi qua in studio, a tutti gli amici da casa. Brillante, intelligente. Insomma, io chiuderei col fatto che tutti vogliono che lui rimanga. Allora, oltre ad avere fatto questa bella stagione, so che sto forzando un po' il tema, sì. ha fatto una bellissima stagione, bisognerà vedere che cosa succede. La prima domanda che gli facciamo è, perché è un'aggiunta a un qualcosa che chiedono da casa, conviene confermare più giocatori e cercare solo due americani molto forti? Perché anche tu hai lanciato sì, questa idea. Oppure provare già una squadra completa? Questa è la prima cosa che gli voglio chiedere. Cioè rifare una squadra, dici. Tu prepari già la squadra per fare sì. la stagione, il 6-6, quello che sia, ok? Oppure dici, proviamo e prendiamo due americani fuori categoria. Cioè, qual è secondo lui proprio il modello che può pagare di più? The question comes from what I think and what, you know, everybody is discussing. Mm-hmm. How would it be the Fortitudo next year? How would you like the Fortitudo next year? So, what I say, you know, when they ask me this question is, it's so perfect, this it's like a perfect watch. Yeah. I wouldn't change many right. Parts. I would take not five new Americans, I would take two, a point guard and a center, mm-hmm. you know, at the beginning. Then you later, yeah, you see, and maybe you add a two or a three, right. it depends where you need it. But I would start with just two. Or you think it would be better to remake the team, make it already as a, with the A1 mentality? The problem is, in A2, we're a perfect team.
In Serie A, you have to understand the goals of each player also. So if there's players on the team who don't want to be in Serie A for any reason or don't think they need to be in Serie A for some reason, you also have to understand this. Mm-hmm. But for me, I would love to keep the core of the team just because, like, I've become close to these guys and we play together. Yeah, we played in first division together and we've molded to a point where we trust each other completely now. So you have to be competitive in Serie A. You have to add, I think, three Americans. Mm-hmm. Like, I would say this just because but the athleticism. I mean, okay, but there is already Martin Lernen and Kelly and Asberg. So do you think those two plus three you would take, or you two plus two at the beginning? Then maybe. For me, I still would add three. Yeah. But you have to know who you're adding. You can't add someone. Because I'm afraid, you know, that connection that you all have can risk to be broken. But that's why you have to add the right players. Like, you have to understand, they have to understand before they come here their role. And you have to understand who you're adding. You have to talk to them, yeah. Yeah, you have to understand who you're adding. Like, and I think Antoine did an amazing job putting this team together because we all play together because we all do something different. Mm-hmm. We don't have the same players on the court at the same time doing the same thing like a lot of these Serie A teams do. Sì, sì, lui dice questa squadra avrebbe bisogno di tre giocatori americani. You said three. I say three, yeah. Quindi, come ha detto prima, point guard, poi un 1, un 2, 3 e un 5. Un 5 solido. Io gli ho spiegato quello che pensavo, lui ha detto ma Antimo Martino sa come scegliere i giocatori, sa come parlargli, quindi non penso che tre anziché due rovinerebbero degli equilibri. Okay. Tutti devono essere consapevoli, ci sono anche dei giocatori in questa comunque squadra. Tre non è sei, ecco, no, questo è esatto. L'elemento. Ci sono dei giocatori in questa squadra che comunque già pensano di preferire comunque, cioè possono preferire la due. Ah, e non andare per forza. Sì, there is some players that they would prefer to still play in A2 in second division. I think it's possible, yeah. Yes. Sì. You talk with them? No. I didn't say it. Però I è possibile. I found out, but sì. I mean, some guy, like, you just alcuni don't know possono, what the goal of, because it could be they get paid more in A2, which in my case, I get paid more in A2, is why I didn't go to Serie A. Right now, and you can have guys like this. You can have guys who are comfortable. Like you just sei pagato di più in A2. Quindi dice io gioco in A2 per questo. Ho giocato in A2. Certo. Dice quindi ci sono persone per cui è lecito preferire. Hanno più minutaggio, possono avere più palcoscenico e sono pagati di più. Perché certo, non giocare in due? Sì, proprio parlo di questo. Quindi la tua priorità è restare in Fortitudo anche magari rinunciando a stipendi e minuti più elevati in due. So you would like to stay in Fortitudo even if you could get less going in first division. But this is why I said it has to come down to my agent Christian and myself speaking about it. It won't be just the okay, I take anything you give me, but it's going to still be business. Like, sì, dice, that dopo side of the non è più basketball. Lui che decide, ma è il suo agente e Christian Pavani. Certo. Quindi, dopo, però, quando, da parte sua, lui, da parte sua, lui adorerebbe giocare qua nella Fortitudo a Bologna. Poi, sapendo che poi è chiaro che dipende dalla differenza che c'è. È ovvio, se, da business, una, come ha detto. Se in A2 prendi 100 e in A1 prendi 50, è normale, ovvio. No? Poi magari se la differenza è contenuta anche perché la moglie deve andare a comprare le fibre, le proteine, tutte. Yes, 100% this is where I want to be. Yes. But exactly. It's also a business. Yeah, but it depends if it's two no, different sizes. 50 in A1 and 100 in A2, yeah. Your so wife good. Has to buy protein, fibers, all kinds of things. I mean, she got to go shop. I mean, Kenny, it's normal. Kenny, you will be a coach at the end of your career. I don't know. Would you like to? I think so. No. For me, like, I love to help before professionals the problem. So my dream job would be a high school coach. Okay. And I can make money doing something else where I don't need the income from high school because I want to help before you become professional.
Ok. So. Quindi preferirebbe farlo prima in un liceo, perfetto, in una scuola, per poter aiutare, fare un altro lavoro esterno per poter guadagnare, pensare, crescere con i ragazzi proprio. Sai, sono quelle domande che mi vengono perché spesso, io ho parlato con tanti giocatori, sì, trovi dei campionissimi che sono assolutamente inadatti a fare gli allenatori, certo, alcuni che parlano già con la mentalità da allenatore, e io me ne accorgo anche semplicemente chiacchierando. Glielo traduciamo però dopo la sigla, perché esatto, siamo arrivati alla fine, ragazzi. È stata una brillante trasmissione. Anche lunghi, però non sì, ma ne valeva la pena, perché credo che quando c'è l'opportunità di avere temi importanti, un ospite così gradevole, una presenza estetica. Chiaramente, ah no, stavo indicando, scusa, ho sbagliato, ho indicato me, mi sono lasciato prendere. Una ragazza bellissima come la nostra Angelina e due ottimi opinionisti e interprete, come sempre in questo caso Luigi Balduini e Max Koch, insomma, valga la pena stare un po' più a lungo in trasmissione. E quindi gli facciamo sinceramente in bocca al lupo, perché abbiamo voglia di vedere due squadre in Serie 1, di vedere dei derby, di vedere tanta pallacanestro a Basket City. E vogliamo vedere Kenny Esbrook nel derby. Eh? E vogliamo vedere Kenny Esbrook giocare nel derby. Ah certo. Eh sì, oh, certo. Beh, gliel'abbiamo già, anche lui non vede l'ora, quindi insomma, ragazzi, abbiamo voglia di un grande risultato da subito, perché ribadisco, chi ama il basket deve volere due squadre in Serie 1, perché alla fine senza una rivale, che sia uno o l'altra, mancherebbe sempre qualcosa. E allora in bocca al lupo a Kenny, grazie a tutti voi per i tantissimi messaggi che ci avete mandato, no, non riesco a dire forza fortitudo, faccio un po' fatica. Dai, prova, dai. For me it's terrible. Do you remember Fons in Happy Days? Say, ho sbagliato, I was wrong. For me it's the same, non riesco. Però, forza fortitudo. Però facciamola dire a Balduini. Forza fortitudo, dai. E diciamo che moralmente mi associo, perché ho tanta voglia di vedere due squadre in Serie 1. Grazie a tutti, grazie, alla prossima. You have 5 seconds to terminate this tape.